40 giorni di alimentazione sana e attività fisica costante è la sfida lanciata con Meme to Move, il progetto patrocinato dagli Stati Generali dello Sport e del Benessere del Consiglio Regionale del Piemonte realizzato da SGI. L'iniziativa è rivolta agli studenti delle superiori e vuole disincentivare il consumo di sostanze dannose come tabacco e alcol, promuovendo un corretto stile di vita. Meme to Move è una tappa di un progetto molto più ampio che si chiama TCS, la Biennale della Salute dello Sport. Meme to Move è praticamente ricordare ai ragazzi e alle fasce più giovani di praticare sport e di seguire dei buoni consigli sia di alimentazione sia, diciamo così, per disincentivare l'uso di alcol e di sostanze nocive quali il fumo. Vogliamo lanciare una sfida ai ragazzi, il 40 Days Challenge, 40 giorni dove si attengono a dei consigli per poi sfidarsi in una partita di beach volley. I partner che hanno permesso possibile questa prima edizione di Meme to Move sono sicuramente il Consiglio Regionale del Piemonte, il CUS, il Centro Universitario Studentesco e poi altri partner come il MIUR. Grazie alla collaborazione con il CUS, i giovani avranno a disposizione un'app con suggerimenti su come mangiare sano e su come praticare attività sportiva correttamente. Cerco di mangiare più frutta e verdura possibile durante la settimana, mentre fine settimana mangio le solite schifezze come patatine, hamburger e cose così. Penso che l'app mi possa essere di utilizzo, infatti penso che la seguirò. Faccio kickboxing e diciamo che siccome gareggio, soprattutto prima delle gare, devo stare attenta a cosa mangio perché devo rientrare nella mia categoria di peso. Quest'app mi potrebbe aiutare a seguire ancora di più uno stile di vita sano. Il percorso ha come tappa finale un torneo di beach volley previsto per il 15 e il 16 novembre.